rimasti agli integrali delle funzioni razionali con denominatore polinomio di secondo grado. Abbiamo coperto tutti i casi. Ok? Adesso per delta minore di zero, con delta minore di 0 l'avevamo fatto, poi se vuoi lo rivediamo, l'avevamo fatto, era delta minore di 0, era questo qui, integrale di ax più b tratto x quadro più, vabbè, non rispetterò le notazioni dell'altra volta, x, il denominatore potevo supporlo monico, poi c quadro meno 4d è negativo, cioè le radici sono complesse. Allora questo lo posso scrivere come integrale, allora sotto posso scrivere x più c mezzi al quadrato più d meno c quadro quadro. Questo, se vi ricordate, l'avevamo chiamato gamma quadro. E sopra ci abbiamo sempre ax più b, ma allora la derivata del denominatore è 2x più c. Per far uscire ax ci vuole, devo moltiplicare per a mezzi, quindi qua posso scrivere a mezzi per 2x c, e poi qua devo togliere quello che ho aggiunto, cioè a c mezzi. Quindi questa è semplicemente una manipolazione algebrica. Poi questo integrale diventa semplicemente a mezzi logaritmo naturale di x quadro più cx più b, più b meno ac mezzi, integrale di 1 fratto y quadro più gamma quadro in dy, dove y è stato posto x più c. Ok? A questo punto, se io pongo y, vabbè, solo quest'ultimo integrale, ponendo y uguale t per gamma, quindi t uguale y fratto gamma, quindi se y uguale gamma e t, sotto mi viene gamma quadro per t quadro per 1, quindi questo è uguale a 1 su gamma arco tangente di t. Andando a sostituire che è t, viene 1 su gamma con la tangente di y su gamma, ma andando a sostituire chi è y, alla fine il risultato finale deve essere a mezzi logaritmo naturale di x quadro più cx più d più b meno ac mezzi per 1 su gamma, se vi ricordate, era radice di t meno c quadro quarti arco tangente di x più c mezzi fratto radice di t meno c quadro quarti più la costante arbitraria. Costante la indico con cost e la c era già impedita. Se uno ha dei dubbi,
abbiamo ridotto il denominatore a valore del binomio, abbiamo levato tutto. Allora, la procedura è quella. Qui c'è un denominatore di ordine 2. Dopo aver fatto la divisione degli uffici, al numeratore rimane un resto di ordine, diciamo, di grado 1. Allora, il primo pezzo è indipendente da questo qua di sotto, cioè il primo pezzo consiste nel far comparire al numeratore una cosa che è proporzionale alla derivata del denominatore. Allora, quel pezzo lì si integra semplicemente, si chiama una semplice sostituzione, è il logaritmo del denominatore, è una costante. Poi mi rimane integrare di una costante fratto col polinomio di prima. Per integrare una costante fratto col polinomio di prima, il polinomio al denominatore lo riduco alla somma di due quadrati. Lo posso fare, è una somma di due quadrati, esattamente perché il discriminante è negativo. Quindi qua ci metto c mezzi per far sparire il termine di grado 1, poi qua ci devo togliere quello condizionato, quindi ci devo togliere c quadro quarti, di meno c quadro quarti è positivo e quindi lo posso scrivere come il quadrato di gamma. Allora, facendo le opportune sostituzioni, questo diventa 1 fratto x uguale più gamma quadro, che è quasi la derivata di un arco tangente. Se faccio la sostituzione y uguale t per gamma, mi diventa esattamente a meno di una costante la derivata di un arco tangente, e quindi posso integrarlo utilizzando la funzione arco tangente. Ho fatto tutti i passaggi, non ho fatto più passaggi in uno, proprio perché insomma uno la prima volta o la seconda volta lo deve capire. Poi il resto non è, se vedete, probabilmente le costanti che ho usato, i nomi delle costanti che ho usato stamattina forse non sono esattamente uguali a quelle che ho usato l'altro giorno, quindi vuol dire che insomma la procedura io non la tengo memorizzata in base ai nomi delle costanti. Quindi poi naturalmente se ci mettiamo dei numeri diventa tutto più facile, perché non ci dobbiamo portare appresso le lettere. Quello che però volevo dire prima di proseguire, facciamo un piccolo controllo, facciamo la derivata di quello che abbiamo, la nostra ricerca di una primitiva, quindi se questa è una primitiva della funzione che stavamo integrando, la derivata di questa deve fare la funzione integrale, giusto? Quindi io ho f grande primo di x uguale, allora qui ho b a mezzi per 1 fratto x quadro più cx più t per la derivata di x quadro più cx più t che fa 2x più c più b meno ac mezzi fratto la radice di d meno c quadro quarti per, adesso che devo fare? Devo fare 1 fratto 1 più il quadrato di quella roba lì, quindi devo fare x più c mezzi fratto la radice di d meno c quadro quarti al quadrato per la derivata dell'argomento. Ma la derivata dell'argomento è x più una costante fratto un'altra costante, allora viene esattamente 1 fratto la radice di d meno c quadro quarti, che moltiplicato per l'altra radice di d meno c quadro quarti fa d meno c quadro quarti uguale. Allora qui abbiamo moltiplicando per la mezza, qua mi viene ax più ac mezzi fratto x quadro più cx più t più, adesso qui abbiamo, devo fare il quadrato di questo fratto il quadrato di questo più 1, ma per il quadrato di questo che è il denominatore di questo qui, quindi mi viene più d meno c quadro quarti più x più c mezzi al quadrato, e poi al numeratore mi viene b meno ac mezzi. Adesso quando sviluppate questo quadrato vedete che qua vi viene x quadro più cx più c quadro quarti, questo e questo se ne va, e quindi sotto al denominatore viene x quadro più cx più d, che è lo stesso denominatore di qua. Adesso
al numeratore A meno AC mezzi e meno AC mezzi se ne, si semplifica, no? Perché il denominatore è uguale, quindi al denominatore avete x quadro più cx più d e al numeratore avete ax più b. Quindi abbiamo anche controllato di aver fatto bene. Quindi, guarda, se andate, vedete, sta a posto questo integrale. Oh, qui non avete problemi di integrabilità nel senso del dominio della funzione integrante. Il dominio della funzione integrante è definito su tutto R. Quindi questa funzione, questa primitiva, che poi sarà uguale alla funzione integrale prima costante, dipende da dove facciamo partire la funzione integrale, questa primitiva qui la potrete usare su qualunque intervallo della metà reale, senza problemi. Va bene? Quindi abbiamo anche ripetuto questa cosa qui, ripetita Juvan, le cose ripetute fanno bene. Passare all'integrale di una funzione razionale qualunque. Vabbè, il denominatore tradizionalmente si scrive Q, quindi non posso usare la Q per il quoziente R per il resto. Comunque, questa frazione, tramite sempre la divisione dei polinomi di Ruffini, sarà uguale a un certo quoziente più un certo resto che deve essere ancora diviso per il quoziente. La, diciamo, proprietà del resto è che il grado del resto è minore del grado del quoziente. Quindi, quando andiamo a fare l'integrale, chiaramente questo è l'integrale di un polinomio e questo è l'integrale di un'altra funzione razionale. Questa semplice osservazione ci consente di dire che quando noi andiamo a integrare una funzione razionale, possiamo sempre supporre che il grado del numeratore sia al massimo di 1 inferiore al grado del denominatore. Cioè, se il grado del denominatore è 9, al numeratore ci sta un polinomio di grado al massimo 8. Chiaro fino a qui? Adesso, come si integra una siffatta funzione razionale? Partiamo da una premessa. La premessa è che dobbiamo conoscere la fattorizzazione di Q sui reali. Questi sono polinomi a coefficienti reali. Ok? Per cui noi, allora, Q di x avrà delle radici. Allora, quante radici ha? Allora, se vi ricordate il teorema fondamentale dell'algebra, se le consideriamo in R può avere, per esempio, se è un polinomio di grado 9 avrà meno, in generale, fino a 9 radici, magari di. Ma se le consideriamo sui complessi, ogni volta che c'è una radice si abbassa un grado e viceversa. Quindi sui complessi questo polinomio è esattamente 9 radici. Poi, essendo a coefficienti reali, queste radici, allora, innanzitutto scriviamo il polinomio, possiamo anche supporre che il denominatore sia un polinomio monico, cioè sia del tipo x alla n più a con, e, a con 1 x alla n meno 1 più a con 2 x alla n meno 2 più a con n meno 1 x più a con n. Se avete
se ci avete fatto caso, stavolta i coefficienti li ho ordinati in ordine inverso rispetto al grado. Cioè, l'indice del grado della x scende e l'indice del coefficiente sale. A con 0 l'opposto uguale a 1. Polinomi che iniziano con 1 come coefficiente del termine di grado massimo si chiamano monici. Lo possiamo supporre, perché se non era così, il coefficiente del termine di grado massimo lo mettevo in evidenza, lo semplificavo tra numeratore e denominatore. Lo posso sempre scaricare sul numeratore. Quindi, un polinomio del genere, come sarà fatto quando lo andiamo a fattorizzare? Sarà x meno x con 1 alla alfa 1 e x meno x con h alla alfa a. E queste saranno le radici reali. Poi ci saranno le radici complesse. Però le chiamiamo z1. Ma se c'è z1, sarà anche z1 coniugato, perché il polinomio ha coefficienti reali. Questi esponenti qua sopra, beta1, beta k, alfa1, alfa h, non sono altro che la molteplicità delle radici. Per quale motivo? Perché una radice può comparire non una sola volta, ma teoricamente può comparire più volte. Per esempio, nel polinomio x meno 1 al cubo la radice 1 compare 3 volte. Chiaro? Io divido per x meno 1 e mi rimane x meno 1 quadro, divido per x meno 1 mi rimane x meno 1, divido per x meno 1 mi rimane 1. La monicità di Q mi aiuta semplicemente a considerare il fatto che quando faccio tutto questo prodotto il termine di grado massimo avrà coefficiente 1 e quindi non ho bisogno di aggiungere il coefficiente del termine di grado massimo alla fine della fattorizzazione. Per capirci, se io prendo questo polinomio qua si fattorizza, allora questo qua, se ho fatto bene i conti, cioè il polinomio da fattorizzare era questo polinomio, se fate le radici, x uguale meno 3 mezzi meno più radice di per x più 1. Però se fate x più mezzo per x più 1 vi trovate questo, non vi trovate questo. Se fate le radici direttamente da questo, ovviamente trovate le stesse radici, che moltiplicare per 2 un polinomio non ha le radici, no? Le radici vengono quando io guaglio un polinomio a 0. Però insomma, se voi andate a fare la fattorizzazione di questo, trovate le radici, scrivete così, state sbagliando, perché vi state dimenticando che state attenti, se il polinomio è monico
Allora, una volta trovate le radici, il polinomio è il prodotto di x meno ogni, diciamo, il prodotto di x meno la radice per tutte le radici. Nel caso che un polinomio sia a coefficienti reali, ripeto, abbiamo due tipi di radici, le radici reali, e quelle ogni volta che le trovo le tiro fuori con la loro molteplicità. Poi abbiamo le radici complesse, ma un polinomio a coefficienti reali, se vi ricordate, abbiamo già dimostrato che se ammette una radice complessa deve ammettere anche la complessa coniugata. Se fate questo prodotto x meno z1 per x meno z1 coniugato, potete osservare che vi viene x, poi vi viene z1 meno z1 più z1 coniugato, che cos'è? È due volte la parte reale di z1 per x, e poi vi viene più z1 modulo quadro. Quindi, se ci fate caso, qui viene esattamente un polinomio a coefficienti reali. Quindi, accoppiando la radice complessa con la radice complessa coniugata e facendo prima questa moltiplicazione, si ottiene un pezzo a coefficienti reali. Naturalmente anche questo pezzo, diciamo, della fattorizzazione del polinomio che ha coefficienti reali può comparire a una molteplicità superiore a 1. Cioè, per esempio, se abbiamo la radice 1 più i con molteplicità 3, dovremmo avere anche la radice 1 meno i, cioè la complessa coniugata, con molteplicità 3. Non è possibile che la molteplicità di 1 sia, che ne so, 5 e la molteplicità della coniugata sia 7. Devono avere esattamente la stessa molteplicità. Questo si ottiene iterando il ragionamento, che cioè lo faccio, lo trovo una volta, lo tolgo, poi un polinomio che rimane a coefficienti reali, se ammette la radice, quella radice complessa, ammette di nuovo anche la complessa coniugata e così via. Questo ragionamento deve essere ripetuto per ogni radice complessa, quindi alla fine la fattorizzazione sarà una cosa del genere. Allora, quello che potete osservare è che la fattorizzazione, diciamo, è in pezzi che hanno al massimo grado 2. Quindi, a patto di conoscere le radici del polinomio, io posso sempre scrivere la fattorizzazione di un polinomio a coefficienti reali in tramite prodotto di polinomi a coefficienti reali al massimo di grado 2. Vabbè, dice, questo non è 2, è 2 beta k, però è di grado 2 il pezzo, no? Perché per esempio se quel pezzo fosse x quadro più x più 1, tu lo sai che è beta k volte la ripetizione di x quadro più x più 1, tante volte. Ok? Quindi la premessa è che noi del denominatore dobbiamo conoscere la fattorizzazione. Attenzione, perché qua è facile confondersi con gli indici. Che relazione c'è tra n alfa 1 alfa h beta 1 beta k? Vediamo un po'. Se io faccio i prodotti a destra, il grado del polinomio di destra deve venire uguale al grado del polinomio di sinistra. Siete in grado di esprimermi questo, il fatto che questo polinomio deve essere di grado n in termine, diciamo, utilizzando gli esponenti? Quando io faccio il prodotto di quei polinomi, cominciamo qui, faccio il prodotto di questi, che grado mi viene questo polinomio qua? Alfa 1, non alfa alla 1. Alfa 1 adesso, poi quelli altri, beta 1, questo non è di grado beta 1,
La base di che grado è? 2. Allora è 2 beta 1. Una cosa di grado 2 elevata alla beta 1 mi farà un polinomio di grado 2 beta 1. Quindi questa è la relazione che c'è tra n, alfa 1, alfa h, beta 1, beta k. È chiaro? O nei casi reali, non reali, diciamo, nei casi concreti, è chiaro che sarà difficile che a voi capiti un denominatore più di grado 4, 5, 6, se più no, anche perché altrimenti vedremo che i calcoli collegati si espandono velocemente e diventano, però può capitare che questo sia di grado per esempio 4. Se è di grado 4, che può succedere? Beh, ora dici reali non ne ho, poi qua c'è un 2, o qua ho due radici complesse, complessa e complessa coniugata, complessa e complessa coniugata, e la molteplicità sarà 1, ho una radice complessa di molteplicità 2, con le due coniugate, per arrivare a 4 insomma, ci sono poche possibilità. Viceversa, se ho una radice reale, di radici reali ne devo avere due o una con molteplicità doppia, e poi al più questo, perché questo numero è pari, e quindi 4 meno un numero pari fa un numero pari, o fa 4 o fa 2 o fa 0. Allora, posso avere, fino a 4 penso che ci arriviamo a fare lo schema, no? N uguale 2. Quali sono i tre casi? Chiamiamoli caso A, due radici reali distinte sarebbe, se N uguale a 2 sarebbe alfa 1 uguale a 1, alfa 2 uguale a 1, K non c'è, K uguale a 0. Poi B, due radici reali coincidenti sarebbe alfa 1 uguale 2, stop. C, due diciamo radici complesse coniugate, una radice complessa e la sua coniugata. Questo è esattamente quello che sapevate quando facevate le equazioni di secondo grado, no? Le equazioni di secondo grado, se il polinomio è coefficienti reali, vi può dare come risultato due radici reali distinte, due radici reali coincidenti, due radici complesse. Adesso n uguale 3, cosa abbiamo? 3 radici reali distinte. Invece di scrivere così, vi scrivo alfa 1 uguale 1, alfa 2 uguale 3, 1, alfa 3 uguale 1. Possiamo supporre che le molteplicità le mettiamo in ordine decrescente, cioè mettiamo prima le radici con molteplicità più alta. Questo che sarebbe? Sarebbe il caso di 3 radici reali distinti. Poi B, possiamo avere alfa 1 uguale 2, alfa 2 uguale 1, quindi abbiamo due radici distinte, una di molteplicità 2 e l'altra di molteplicità 1. Poi abbiamo C, alfa 1 uguale 3 e stop. Poi D, abbiamo alfa 1 uguale 1, beta 1 uguale 2. Stop.
abbiamo altro, perché qua abbiamo una radice reale e due radici complesse con i verbi. La complessa con i verbi. E siamo arrivati a tre. Altri modi di arrivare a tre non c'è. Poi facciamo il caso n uguale 4, lo facciamo qua sotto. Allora, caso A, alfa 1 uguale 1, alfa 2 uguale 1, alfa 3 uguale 1, alfa 4 uguale 1. Caso B, alfa 1 uguale 2, alfa 2 uguale 1, alfa 3 uguale 1. Caso C, alfa 1 uguale 2, alfa 2 uguale 1. Caso D, alfa 1 uguale 3, alfa 2 uguale 1. Caso E, alfa 1 uguale 4. Questi sono tutti casi di radici reali, alcuni hanno molteplicità, può capitare che qualcuno abbia molteplicità. Caso F, alfa 1 uguale 1, alfa 2 uguale 1, beta 1 uguale 1. Caso G, alfa 1 uguale 2, beta 2 uguale 1. Caso H, beta 1 uguale 1, beta 2 uguale 1. Caso mettiamo I, beta 1 uguale 1. Fine. Ma vedete, qui avevo quattro radici reali più o meno distinte, con molteplicità distinte o no. Qui ho due radici reali e due radici complesse. Le radici reali sono distinte. Qui ho due radici reali, due radici complesse. Complesse devono per forza andare a coppie, complesse e complesse coniugata. Due radici reali coincidenti, complesse e complesse coniugata. Qui ho quattro radici complesse, complessa e complessa coniugata, e poi un'altra complessa e complessa coniugata diversa. Qua ho quattro radici complesse, complessa e complessa coniugata di molteplicità 2. Cioè, per esempio, ho la radice i che compare due volte, la radice meno i che compare due volte. Fine. Non ci sono altre possibilità. Quindi, come vedete, il grosso dei casi è relativo al caso delle, quando le radici reali sono più o meno distinte, sono distinte oppure no. Per quanto riguarda le radici complesse, abbiamo ben poche possibilità, dato che il grado è basso e dato che devono andare a cuore. Abbiamo ben pochi casi, ok? Ma non è il caso che si può usare, ci concentra. No, ho capito. Come facciamo a capire il caso dell'applicare, si concentra? Allora, come fate a capire il caso dell'applicare? Dovreste conoscere le radici, ok? Ovviamente voi conoscete le formule. Per facciamo le radici è che se il polinomio è di grado dal 3 in su, no? Se il polinomio è di grado dal terzo in su, voi avete
avete difficoltà, anche se c'è la formula, per esempio per il grado 3 e il grado 4 la formula c'è, ma avete difficoltà ad applicare la formula per trovare le radici. Però non è necessario in realtà conoscere le radici. Faccio un esempio: prendiamo questo polinomio qua, per esempio. Allora, io lo devo fattorizzare. Tutti i polinomi di grado 3 hanno almeno una radice reale. A questo polinomio abbiamo f di x. Devo già fare la derivata. Cosa so di questa derivata? Derivata è il polinomio di grado 2, quindi adesso della derivata posso calcolare il 0. Il 0 della derivata sono x uguale meno 2 meno più, sto applicando la ridotta, devo fare 4 meno 6, giusto? Quindi il discriminante viene negativo e le radici non sono reali, ok? In effetti, se divido tutto per 3, x quadro più 4 terzi più 4 terzi x più 2 terzi, per completare il quadrato devo metterci x più 2 terzi al quadrato, ma il quadrato di 2 terzi è meno di 2 terzi, quindi effettivamente non ci sono radici reali, che vuol dire che questa derivata è sempre così. Quindi f di x sale 6. Allora, quindi il grafico di f di x, allora in 0 vogliamo vale 1. Il grafico di f di x farà più o meno una roba così. Sale sempre. Poi sappiamo che per x che va più infinito o meno infinito, f di x essendo di grado 3, cioè dispari, andrà più infinito. Adesso dobbiamo, quindi se sale sempre di qua va meno infinito, di là va infinito, per 0 quante volte ci passa? Lo so. Allora cominciamo a vedere f di meno 2 quanto fa? Meno 8 più 8 meno 4 più 1, che fa? Quindi a meno 2 vogliamo vale meno 3, a 0 vale 1. Cominciamo col metodo di disezione, cerchiamo di avvicinarci alla radice. Proviamo a fare f di meno 1, meno 1 più 2 meno 2 più 1, fa 0. Ah, ho trovato una radice. Quindi se ho trovato una radice vuol dire che f di x è uguale a x più 1, cioè x meno la radice, e posso fare la divisione di infiniti. Quando faccio la divisione di infiniti poi viene x quadro più x. Qui non ho bisogno di fare altro, perché già lo so che due radici sono complesse. Questo qui è un problema a coefficienti reali che ha discriminante negativo e ha due radici complesse. Le due radici sono complesse, stop. La molteplicità è 1. È chiaro? Leggermente più difficile è quest'altra situazione. Allora, supponiamo che f di x sia di grado 4. Per esempio. Vabbè, ci sono dei casi che sono facili. Per esempio, se f di x uguale a x alla quarta meno 1, voi sapete che f di x uguale a x quadro meno 1 e x quadro più 1.
cioè per la previsione x più 1 per x più 1 per x meno 1 per x uguale. E questa è esattamente la fattorizzazione che andavamo dentro avanti. Due radici reali, due radici complesse. Come fare? Squadra più 1 uguale a 0 porta radici i e meno 1. Questo tramite le fattorizzazioni non devo, perché sapete, x alla quarta meno 1 è a 4 meno p 4. Quindi a più b per a meno 1. Ci sono altri casi, vediamo un po'. X alla quarta più 1. Stavolta le quattro radici sono tutte e quattro complesse con le quattro. Cioè due sono complesse e due sono complesse con le quattro. Sono tutte e quattro, quattro complesse. In verità anche in questo caso non è difficile, perché queste che cosa sono? Sono le radici quarte di meno 1. Cioè le radici quadrate di i e meno 1. Ok? Però, quindi, le radici quadrate di i e meno i, le radici quadrate di i sono più o meno i più 1 più i fratto radical 2, quindi io devo fare x meno 1 più i fratto radical 2, x meno più 1 più i fratto radical 2, poi devo fare x meno 1 meno i fratto radical 2, x più 1 meno i fratto. Dovete fare queste, adesso se fate questi prodotti a coppie, allora trovate che qua viene x quadro due volte la 1 più i fratto radical 2 per scusate, questa non è, non devo accoppiarle in questo modo, devo perché questo ho preso una e la sua opposta, non sono una e la sua coniugata. Devo accoppiarle così. Qua devo fare. Adesso quando vado a fare il prodotto, qua mi viene meno radical 2x più 1. Adesso sono accoppiate, c'è una radice complessa e la sua coniugata. Qua c'è l'opposta di questa, è una certa radice complessa, e l'opposta di questa è la coniugata. Quando vado a fare quest'altro prodotto qui, viene x quadro più radical 2x. Quindi un metodo è, mi trovo le radici quarte, le scrivo, vado a fare il prodotto di quello che diciamo coinvolge la radice complessa e la radice complessa coniugata, e automaticamente tutto quello che è la, diciamo, sono i coefficienti complessi, le parti immaginarie spariscono e mi rimangono soltanto dei coefficienti. Quindi io posso quadro meno radical 2x più 1 per x quadro più radical 2x più 1. Questo se prendete a uguale x quadro più 1 e b uguale radical 2x e a più b per a meno b, infatti quando andate a fare il prodotto poi viene x quadro più 1 al quadrato meno il quadrato di radical 2x che fa 2x quadro. Vedete che inizia la quarta più 1 più 2x quadro più meno 2x quadro fa x alla quarta. Quindi questa è un questo è un modo per fattorizzare x alla quarta più 1 come prodotto di fattori di grado 2 senza coinvolgere i numeri complessi. Nel senso, i numeri complessi li avete prima coinvolti trovando le radici, poi avete fatto il prodotto. C'è un altro modo, però l'altro modo presuppone comunque questo tipo di conoscenza, cioè nel senso l'altro modo è questo qui. Io prendo x alla quarta di 1 e siccome questa è, non compaiono termini di grado
dispari, sono solo di grado pari. Allora lo voglio scrivere così, come x quadro più ax più 1 per x quadro meno ax. Per quale motivo? Veramente qua sarebbe ax quadro più bx più c, e qua sarebbe a primo x quadro più b' x quadro più c' x quadro. Però per ottenere x alla quarta, i coefficienti io li posso sempre prendere 1 e 1 qua, che x alla quarta ottengo solo da a x quadro per a primo x quadro, viene a primo viene 1, e allora cambiando i coefficienti, scaricando di qua di là, posso sempre fare a uguale a 1, b a primo uguale a 1. Quindi poi l'ultimo veramente non dovrei essere così sicuro che sia uguale, però di fatto è così. Di fatto l'ultimo viene uguale, perché se andiamo a scrivere, e allora se viene uguale qua ci devo mettere, ci potrei mettere meno 1 e meno 1, che il prodotto fanno 1, oppure 1 e 1, in realtà viene 1 e 2. E allora mi rimane soltanto il coefficiente di mezzo. Il coefficiente di mezzo, se andiamo a fare le equazioni, si vede subito che se metto di qua a e di qua meno a, le cose si aggiustano, no? Cioè fate il prodotto di questa roba qui, quanto fa? Fa x alla quarta, poi fa ax cubo meno ax cubo se ne va, poi i termini con x quadro, viene x quadro più x quadro che fa 2x quadro, quindi viene 2 più a quadro x quadro, 2 meno a quadro, e poi ax meno ax se ne va. Allora, come vedete, basta uguagliare 2 meno 4 a 0, il che vuol dire che a quadro è uguale a 2, e il che vuol dire che a è uguale a radical 2, quindi più o meno, perché se mettete più viene più radical 2 qua e meno radical 2 qua, se mettete meno radical 2 semplicemente scambiate idea, scambiate i fattori. Quindi quando avete una cosa del tipo x alla quarta più qualcosa per x quadro, anche se qualcosa per x quadro non c'è come in questo caso, più 1, potete sempre fattorizzare del tipo x quadro più x più 1 per x quadro meno x più 1. Ok? Se le radici sono tutte quante complesse. A questo punto, per esempio, facciamo un'altra fattorizzazione. Supponiamo che qua c'era x alla quarta più x quadro più 1. Invece di farmi le radici complesse, queste che cos'è? Le radici complesse di queste qui sono le radici seste dell'unità, 4 delle 6 radici seste dell'unità. Se vi ricordate, quando io avevo x alla 6 meno 1, questo lo potevo scrivere come x quadro meno 1 per x alla quarta più x quadro più 1. Quindi questo porta alle radici seste dell'unità, questo porta alle radici 1 e meno 1, questo porta alle 4 radici complesse seste dell'unità. Ma io per fattorizzarlo non ho bisogno di scrivere le radici seste dell'unità e chi sono le radici seste dell'unità? Per esempio a 60 gradi abbiamo un mezzo più i radical 3 mezzi, quella è 1, poi ci deve stare la coniugata, poi ci sta quella a 120 gradi e la sua coniugata. Se faccio in quest'altro modo, però abbrevio notevolmente, perché vi ricordo che questo faceva x alla quarta più 2 meno a quadro x quadro più 1. Allora uguagliando x alla quarta si trova e 1 si trova, 2 meno a quadro deve fare 1, allora a quadro deve fare 1, quindi A deve fare 1. Ho trovato la fattorizzazione, infatti fate il prodotto e vedete x alla quarta più x quadro più 1 fa x quadro più x più 1 per x quadro meno x più 1, e anche qui ho trovato la fattorizzazione in polinomi di grado
chiaro che possono capitare situazioni più complesse. Nulla mi vieta che io abbia delle radici complesse, complesse complicate, particolarmente complicate, tranne il fatto, stavolta sì, che più o meno, diciamo, se me lo danno nel compito, in una mezz'ora si dovrebbe fare l'integrale. Chiaro? Però, come ripeto, non avete garanzie, quindi linea tendenziale sì, però può pure capitare che per qualche motivo non la fattorizzazione di quel particolare polinomio era particolarmente complicata da fare. In quel caso che fate? Fate prima un altro esercizio, molto semplice. Cioè, avete una garanzia al 70%, 80%, non totale. Perché comunque, secondo me, uno che sta a due ore fa sempre solo lo stesso esercizio, non è, diciamo, una buona strategia. Allora, torniamo a noi. Quindi noi abbiamo un denominatore, il denominatore è monico, il denominatore è grado n. Poi abbiamo delle radici reali per un grado complessivo di alfa 1 più alfa 2 più alfa h e delle radici complesse con le loro complesse coniugate per un grado complessivo di due volte beta 1 più beta 2 più beta k. Questi sono i gradi che compaiono nella fattorizzazione. Supponiamo di avere, diciamo, questa fattorizzazione. Giustamente uno dice: come faccio a ottenere la fattorizzazione? L'abbiamo detto. Se un polinomio è di grado 2, ti trovi la radice e ti fai la fattorizzazione. Avete l'equazione di grado 2, la conoscete. Se un polinomio è di grado 3, una radice è sempre reale. Quella radice, piuttosto che farla con metodi, diciamo, con le formule, con la formula di Cardano, che poi non è la di Cardano, una di quelle tre radici, determinatela col metodo di bisezione. Dice: ma il metodo di bisezione me lo fa determinare approssimativamente. Sì, ma se la radice per esempio è un numero intero, o che ne so, un mezzo, tre mezzo, un numero, insomma un numero abbastanza, anche se razionale, abbastanza semplice, se la radice non è complicata, una volta che ci sei arrivato vicino, lo intuisci qual è il numero, ce lo metti, vedi che fa 0 e quindi l'hai trovato. Nel nostro caso la radice era meno 1. Se non l'avevamo beccato al primo tentativo, la beccavamo al secondo tentativo. Una volta che hai determinato la radice, il problema si abbassa di grado, diventa di grado 2 e quindi lo puoi fattorizzare. Se il problema è di grado 4, puoi cercare di ripetere il ragionamento. Se trovi delle radici reali, ne troverai almeno 2. Il problema si abbassa a grado 2. Se non ne trovi nessuna, se non ne trovi nessuna, lo vedi, perché il problema è di grado 4 avrà un grafico fatto al massimo così, cioè per esempio diciamo scende da più infinito e poi deve risalire verso più infinito. Se il minimo che puoi determinare abbastanza facilmente in maniera approssimata più o meno dove sta è maggiore di 0, quello non ha radici reali. Oppure se viene da sotto, se il massimo non ha, sta sotto 0, non ha radici reali. Una volta che hai capito che le radici sono complesse, devi cercare di trovare direttamente una fattorizzazione in due pezzi di grado 2. Se cercate di trovare una fattorizzazione in due pezzi di grado 2, certo, nel caso generale possiamo stare in difficoltà, però se il polinomio per esempio è, non ha pezzi di grado dispari, allora puoi applicare la pi quadratica, no? Sarebbe quello che indirettamente abbiamo, quando abbiamo fatto quelle fattorizzazioni c'era anche un'ulteriore risorsa. L'ulteriore risorsa era applicare la b qua, la b quadratica, ok? Se il polinomio era di grado 2, per trovare, poi è chiaro che tu trovi la radice x quadro uguale a, x quadro uguale a, e poi devi fare la radice quadrata. Ci sono vari metodi. Poi se vuoi passare per le radici, devi cercare poi di trovare le radici e poi accoppiare la radice complessa e la radice complessa coniugata, fare il prodotto e trovare i fattori reali. Se invece non vuoi passare per le radici, c'è spesso una scorciatoia. Per esempio,
Nel caso del, diciamo, della b quadratica, vabbè, io scriverò x quadro più x più b per x quadro più cx più d. Mi scrivo il sistema, mi determino a, b, c e d. Nel caso di prima b e d erano 1 e quindi era tutto ancora più facile. Ok, quindi in qualche modo vi dovete arrangiare. Supponiamo però di averlo già fatto, supponiamo di essere arrivati alla fattorizzazione, chiaro? Quindi io questo adesso lo do per buono, conosciamo la fattorizzazione, può essere pure che qua ve lo do già fattorizzato. Se ve lo do già fattorizzato dal denominatore non dovete fare la fattorizzazione, quindi non avete scuse per dire no, ma io non sono riuscito a fare la fattorizzazione, altrimenti tanto integrale l'avrei fatto in due minuti e mezzo. Siccome le scuse stanno a zero, c'è questa eventualità. Quindi che cosa voglio dire adesso? Prima di fare la pausa voglio scrivere l'enunciato, la dimostrazione, non ci penso proprio a farla, del teorema di Arrhenius. Cancelliamo, in caso non c'entrano niente, diciamo, c'entrano fino a grado 4, ma quello si va a parlare sul caso generale, quindi meglio non confondersi. Allora, il teorema di Arrhenius dice sia U di X un polinomio a coefficienti reali, polinomio monico a coefficienti reali fattorizzato come segue. Dobbiamo chiamare R, chiamiamolo P, non mi piace più, P di X, un polinomio di grado minore o uguale di n-1. Quindi al numeratore ci metto un polinomio di grado al massimo n-1, sarebbe il resto dopo che avete fatto la conseguenza, però l'ho voluto chiamare lo stesso. Allora, P di X fratto Q di X si scrive in modo unico come segue. P di X fratto P di X sarà uguale a, ma qua ci mettiamo a 1 fratto X meno X1 più a K fratto X meno X K, a H scusate fratto X meno X H più, chiamiamola invece di chiamarle A1H, chiamiamola alfa 1 alfa H. Più
beta 1 x più gamma 1 fratto x meno zeta 1 per x meno zeta 1 quadrato più beta k x più gamma k fra x meno zeta k per x meno zeta k quadrato più la derivata rispetto a x di s di x fratto di x dove p di x è semplicemente il polinomio, è la stessa cosa di q, dove però tutte le molteplicità sono state abbassate di 1. Ah, qua, no, scusate, sbagliamo. Alfa e beta erano già in beta, quindi mi dispiace, forse avevo una reminiscenza. Vabbè, ricopiate, non cancellate, perché sennò viene un inguacchio terribile. Inguacchio. Una bella parola. X meno x con alfa 1. Adesso ve lo ripeto. Per x ok, questo è il modo più semplice. Allora, cosa dice Hermite? Hermite dice, guardate, c'è un minimo di difficoltà formale a cercare di capire questa forma, ma una volta che l'avete capita, non la dovete mandare a memoria, la dovete capire, perché se l'avete capita siete in grado di riscrivere, indipendentemente dalla memoria. Dice che prendi Q, abbassa tutte le molteplicità di 1. Sei partito dal grado n, a che grado sei arrivato? Tu c'avevi h più 2 k fattori. Quindi avendo abbassato tutte le molteplicità di 1 sei arrivato al grado n meno h meno 2. Allora, la tua funzione razionale si poteva scrivere come somma di fratti semplici a con 1 a con a fratto x meno x con 1 x meno x con a, la somma di fratti semplici più somma di fratti con denominatore di grado 2, che sono questi pezzi qua. Questi sono coefficienti reali, perché quando moltiplichi le parti complete, diciamo immaginari, spariscono. Un pezzo così, un pezzo così, un pezzo così, e sono k più che cosa? Qui adesso al denominatore ci metti t, al numeratore ci metti un polinomio generico di grado 1 inferiore e ti fa la derivata.
uguali alla frazione di partenza. E diciamo, Hermite dice che la cosa funziona, la soluzione esiste, ne è una. Soluzione di che? Per trovare questa scrittura io devo risolvere, devo trovare queste costanti qua, A1H più 1 di K, C1 CK, più devo trovare tutti i coefficienti, il polinomio che tutti lo conosco, perché semplicemente se conoscevo Q appare tutte le molteplicità di 1 e quindi conosco anche T. Invece il polinomio di grado S me lo devo determinare. Allora un polinomio di grado S di grado minore di questo, cioè minore o uguale di questo meno 1, quanti coefficienti avrà? Avrà un coefficiente per ogni grado partendo dal grado 0, quindi avrà esattamente n meno h meno 2k questi coefficienti. Allora io avrò n meno h meno 2k coefficienti da determinare, poi ci sono le a che sono h e poi ci sono le b1bk c1ck che sono 2k, quindi in totale devo determinare esattamente n costante. Quante equazioni ho? Una volta che io ho scritto quella cosa generica, ho fatto quella derivata, faccio un unico comune multiplo che sarebbe q, faccio la mia somma e vado a scrivere la somma, al numeratore avrò un polinomio di grado esattamente uguale al grado di b, cioè n-1. Un polinomio di grado n-1 ha n-1 coefficienti, ha n coefficienti, partendo dal grado 0 fino a n-1 ha n coefficienti. Quindi avrò n coefficienti a destra, il denominatore sarà qua, a sinistra avrò un polinomio noto, quindi gli n coefficienti sono noti, a destra avrò un polinomio con i coefficienti che dipenderanno da questa n costante. Quindi avrò quando è che due polinomi sono uguali? Sono uguali se e solo se sono uguali tutti i loro coefficienti. Principi di identità dei polinomi. Quindi, uguagliando i due numeratori, io avrò esattamente n equazioni in n incognite. Queste equazioni saranno di tipo lineare, e poi vedrete in analisi meglio cosa vuol dire. Quindi sarà un sistema lineare di n equazioni di n incognite. Sistema lineare di n equazioni di n incognite sotto certe condizioni, cioè che il determinante di una certa matrice sia diverso da 0, ha esattamente una sola funzione. Le condizioni adesso non ci interessano, non sappiamo neanche cosa sia un determinante, però un sistema 2x2, un sistema 3x3 lineare lo sappiamo sopra lo stesso, basta fare delle sostituzioni. Hermite dice che il sistema lineare che esce fuori da questa scrittura ha sempre una e una sola soluzione. Quindi dice, fai così che la cosa arriva alla fine senza problemi. Adesso l'ultima cosa e poi facciamo pausa. Se voglio fare l'integrale, se questo è uguale alla somma di questi, l'integrale essendo lineare, l'integrale di questo è uguale alla somma degli integrali. Allora, questo integrale lo so fare? Sì, il denominatore è di grado? Questo integrale lo so fare? Sì. Questo integrale lo so fare? Sì, il denominatore è di grado 1. Questo integrale lo so fare? Sì, il denominatore è di grado 2. Questo integrale lo so fare? Sì, il denominatore è di grado 2. Questo integrale lo so fare? È l'integrale di una derivata? Se io vado cercando una primitiva facendo l'integrale di una derivata, una primitiva già ce l'ho. Questa. Quindi l'ultimo integrale sta già fatto, quindi il teorema di Hermite non solo è funziona teoricamente, ma funziona pure praticamente, nel senso che facendo l'integrale con il metodo di Hermite si risparmia tempo e fatica. È chiaro? Poi vedremo naturalmente quello che dobbiamo, siccome non dobbiamo fare la dimostrazione del metodo di Hermite, dobbiamo dire, a noi basta sapere che funziona. Noi adesso ci riposiamo. Poi prendiamo un bel integrale, cominciamo con gradi bassi, grado 3, grado 4, facciamo un paio e poi domani ci divertiamo. Infatti, oggi ne facciamo qualcuno, domani ci divertiamo a fare più integrali. Quindi
Il MIT dice che sostanzialmente tutte le funzioni razionali sono, diciamo, integrabili in maniera esplicita. L'unica cosa devi conoscere la legge, la fattorizzazione in polinomi di grado. Va bene? 5 minuti di pausa.